Questa conferenza è organizzata con l'Università, con la Facoltà di Medicina dell'Università Tor Vergata, dall'AIFO, l'Associazione Italiana Amici di Raoul Follero, e focalizza un tema che è tuttora di grande attualità oggi nel mondo, ma focalizza anche quelli che sono stati gli interventi che l'associazione, che l'AIFO sta conducendo in una delle tre regioni più colpite nell'Africa occidentale dall'epidemia di Ebola, vale a dire la Liberia. L'AIFO è un'organizzazione non governativa che ha circa 80 progetti nel mondo. Oggi possiamo dire che dopo 50 anni di lavoro, nonostante nuovi casi di lebbra, l'AIFO in questi 50 anni si è reinventata. Non è solo un'associazione che cura e riabilita le persone con la lebbra. Noi facciamo della persona con disabilità mentale e fisica un promotore della dignità umana, un soggetto attivo nella comunità. Le associazioni che svolgono questo lavoro in tante parti del mondo, così come fa AIFO, sono assolutamente in questo encomiabili, perché svolgono il lavoro che altrimenti non sarebbe svolto. E questo si traduce in decine di migliaia di persone che non muoiono, perché questo poi è il risultato finale. Si era scoperto, qui lo vedete in questa diapositiva, che questa malattia era nata probabilmente, quindi quello che è il caso indice, quello da cui è partita l'epidemia, era un bambinetto di 18 mesi che, vedete, i primi di dicembre si ammala di una malattia non riconosciuta e quindi viene assistito da una ostetrica che in realtà viveva in un villaggetto accanto a quello dove era presente il bambino. Questa torna al suo villaggio e da lì si diffonde l'epidemia. Come tutte le malattie infettive, poi o si riesce a controllare globalmente o se no l'epidemia non si spenge, si può riprendere, anche se pure questo è interessante, alcune epidemie si spengono poi spontaneamente, perché questo che sto per dire suonerà strano alle orecchie di molti di voi, ma in realtà i microrganismi non hanno interesse ad uccidere tutta la popolazione che possono infettare, perché sennò tenderebbero a morire loro stessi. Sì, voglio ringraziare in maniera non formale e non così di maniera AIFO e SISM per questa occasione di dibattito, perché effettivamente parlare di Ebola oggi, che già sta ormai declinando nell'interesse, essendo partito molto tardi, lo abbiamo già visto, il professor Androni ci ha fatto vedere che è stata conclamata come crisi quando era scoppiata in maniera veramente virulenta. Parlarne oggi secondo me è un atto di coraggio e anche di intelligenza, perché effettivamente al di là di quello che raccontano i titoli dei giornali, Ebola c'è ancora, perché Ebola in fondo non è che specularmente l'altra faccia di un mondo dove da una parte alcune malattie solo perché colpiscono i villaggi africani remoti e perché era considerata così virulenta e suicida in un certo senso, appunto così forte, così violenta che avrebbe ucciso tutte le persone che ne restavano colpite. Così è stato fino al 2014 in realtà, fino all'ultima vicenda. La globalizzazione porta anche alla globalizzazione africana e l'isolamento dei villaggi non è più tale, le persone si muovono di più di quanto non si muovessero precedentemente, quindi lungo queste vie camionali poi siamo arrivati alle città e da lì agli aeroporti e da lì agli altri paesi. Ci sono tante malattie che non interessano a nessuno. E allora questo è un primo punto, perché gli aspetti economici prevalgono sugli aspetti della salute e sugli aspetti della giustizia e dell'equità. Ed Ebola rientra in questo discorso. Dal punto di vista proprio sociale, economico, politico, per cui non ci sono infrastrutture di nessun tipo. E allora questo è il discorso dei determinanti sociali della salute. Cioè, stiamo parlando di un ambiente dove non esiste alimentazione corretta, cioè la malnutrizione, dove la situazione igienica è assente, dove il sistema sanitario è pressoché inesistente
e così via. Cioè stiamo parlando dal punto di vista della struttura sociale del nulla. AIFA non va a fare colonizzazione, va esattamente a mettersi d'accordo, a fare progetti comuni, a decidere insieme con i governi, le associazioni presenti sul territorio, con la popolazione, va esattamente a decidere, a fare insieme con loro dei progetti. Perché è importante questo per l'Ebola? Perché occupandoci della disabilità e utilizzando la strategia dell'OMS delle riabilitazioni su base comunitaria, sul territorio, soprattutto in queste contee dove noi siamo presenti, si era creato una rete capillare con i villaggi di rapporti umani e di fiducia che sono stati fondamentali e vincenti poi nel quando ci siamo messi e ci siamo impegnati nell'emergenza Ebola. In Liberia è stata, soprattutto sul versante educativo e formativo, cioè abbiamo formato dei volontari e delle persone che a loro volta insegnavano ad altri le regole fondamentali della prevenzione. E allora, se vogliamo cambiare le cose, dobbiamo interrompere questo circolo vizioso, perché povertà e malattia vanno di pari passo. Se non interrompiamo una delle due, non abbiamo soluzione. E questo è un pensiero che vi lascio, perché penso che chi sta studiando per fare il medico questo lo debba avere in testa, perché la povertà esiste anche qui e questi meccanismi esistono anche qui. Quindi non dimentichiamocelo. Grazie.